Benvenuti a TeleCR1, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato a maggioranza la proposta di legge norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale, di iniziativa dei consiglieri Chiacchieroni, Leonelli e Solinas. Con i voti favorevoli del centro-sinistra e del Movimento 5 Stelle, l'astensione di Forza Italia e i voti contrari di Lega, Fratelli d'Italia e Gruppo Ricci, l'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha approvato la legge contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale, con cui la Regione stabilisce che ogni tipo di discriminazione e violenza contro le persone, in ragione del loro orientamento sessuale o dell'identità di genere, costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità personale e sociale e all'integrità fisica e psichica. E costituisce un pericolo per la salute e un ostacolo al godimento del diritto a un'esistenza sicura, libera e dignitosa. La norma impegna la Regione a favorire l'integrazione tra le politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sociali e sanitarie, per favorire l'acquisizione di una cultura della non discriminazione. Il testo originario della legge aveva avuto il via libera dalla competente commissione, la terza presieduta da Attilio Solinas, fin dall'anno scorso, e sono state necessarie modificazioni, a cominciare dal rifinanziamento per l'anno in corso, 40.000 euro, non vagliato dalla commissione, che hanno provocato dapprima il rinvio della discussione in aula per mancanza del numero legale, quindi un serrato dibattito politico. Per l'opposizione di centrodestra le modifiche dovevano essere discusse in commissione e l'aver modificato il testo direttamente in aula è stato uno sgarbo istituzionale, una violazione del regolamento interno, sottolineato Sergio De Vincenzi, senza contare che è una legge che discrimina altre categorie di cittadini e la stessa categoria che si afferma di voler tutelare, infatti ne sancisce la diversità. Qualsiasi forma di discriminazione va condannata e lo sancisce già la Costituzione, ricorda De Vincenzi, ma è inopportuno, di fronte alle attuali emergenze, investire cifre anche minime a fronte di chi ha a che fare con il terremoto, alle famiglie senza reddito, al problema della denatalità. Riteniamo siano queste le vere priorità, ha detto De Vincenzi. Per la maggioranza, invece, si tratta di una legge attesa da tempo, che fa fare un passo avanti nella lotta contro l'omofobia. Non si nasce omofobi, lo si diventa, ha detto Catiuscia Marini in aula, attraverso l'educazione e le formazioni sociali e religiose cui apparteniamo. Bisogna assumersi delle responsabilità nel far rispettare i diritti e contrastare la convinzione che essere gay sia sbagliato, innaturale e contrario alle norme del vivere comune. I consiglieri del Partito Democratico Giacomo Leonelli, Gianfranco Chiacchieroni e Andrea Smacchi sono stati artefici delle modifiche più significative rispetto al testo originario della legge. Oggi la Regione riconosce che ogni tipo di discriminazione e violenza contro le persone in ragione del loro orientamento sessuale o dell'identità di genere costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali. Sancisce il rispetto della libera espressione di pensieri e opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, individuali o assunte all'interno di organizzazioni o associazioni. Garantisce la dignità e il diritto all'autodeterminazione di ognuno in ordine al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere. Fin qui la vicenda politica in aula, vediamo anche quali sono i principi contenuti in questa legge, in questa breve scheda. La Regione adotta politiche e misure per il superamento delle discriminazioni in raccordo con i comuni e le altre istituzioni. Garantisce l'accesso ai servizi senza alcuna discriminazione determinata da orientamento sessuale. Favorisce la diffusione di una cultura della non discriminazione e sostiene le persone e le famiglie nei loro compiti educativi, perseguendo l'integrazione tra le politiche scolastiche e quelle sociosanitarie. Sono previsti interventi di competenza regionale degli enti locali in ambito scolastico rivolti al personale, non agli studenti, attività di formazione sul contrasto degli stereotipi e dei ruoli di genere, nonché prevenzione del bullismo motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, attività rivolte anche a favore dei genitori. Tra gli interventi auspicati ci sono protezione, accoglienza, sostegno alle vittime di atti di discriminazione o di violenza, l'istituzione di un osservatorio regionale e un monitoraggio, a cura del Corecom, dei contenuti della programmazione televisiva e radiofonica locale, nonché nei messaggi commerciali e pubblicitari su eventuali messaggi discriminatori nei confronti di alcuni orientamenti sessuali o dell'identità di genere della persona. Infine,
Si ipotizzano interventi da parte di ASL, servizi socioassistenziali e sociosanitari per fornire adeguata informazione, consulenza e sostegno alle persone circa il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere. Le associazioni senza scopo di lucro che operano in materia di contrasto alle discriminazioni e alle violenze determinate da orientamento sessuale collaborano con il personale delle aziende sanitarie e i servizi socioassistenziali per rimuovere gli ostacoli che impediscono alle persone di accettare ed esprimere il proprio orientamento sessuale. Veniamo ora all'attività delle commissioni consiliari di Palazzo Cesaroni. La prima commissione dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, presieduta da Andrea Smacchi, ha ascoltato l'assessore Luca Barberini, il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta e il direttore generale dell'USL Umbria 1 Andrea Casciari per una audizione sulla valorizzazione dell'ex ospedale cittadino. Al termine della riunione la Commissione ha deciso di lavorare a un documento con il quale, visto lo sforzo messo in campo dal Comune di Città di Castello, si sollecita la Giunta alla necessità di trovare le risorse necessarie in tempi certi per valorizzare completamente l'immobile, l'ex ospedale di Città di Castello. Via libera della terza commissione consiliare alle modifiche alla legge 23 del 2003 che riguarda l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale e sociale, modifiche che sono state proposte in un progetto di legge della Lega Nord. Per le case popolari servirà la residenza in Umbria o l'attività lavorativa in Umbria da almeno 5 anni. La terza commissione, presieduta da Attilio Solinas, con voto unanime dei presenti, ha dato il via libera, con alcuni accorgimenti rispetto all'atto originario, alla proposta di legge del gruppo consiliare della Lega Nord, che prevede modifiche alla legge 23 del 2003, che detta norme di riordino in materia di edilizia residenziale e sociale. I consiglieri proponenti, Emanuele Fiorini e Valerio Mancini, chiedevano 10 anni di residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale e regionale per poter accedere ai bandi di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale e sociale, ma accogliendo all'unanimità la proposta dell'assessore Giuseppe Chianella, gli anni necessari per poter partecipare ai bandi saranno invece 5. Prevista la possibilità di accedere ai bandi anche per i titolari di proprietà assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge e sulla base della documentata indisponibilità della proprietà. Per quanto attiene infine alla formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi, i comuni potranno individuare eventuali ulteriori criteri per determinare i punteggi da attribuire complessivamente, fino a un massimo di 4 punti, anche tenendo conto della durata del periodo di residenza nel territorio comunale. Tra i requisiti per accedere ai bandi, l'assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a 10.000 euro, ad eccezione di quei beni utilizzati per lo svolgimento della propria attività lavorativa. L'iter dell'atto prevede ora il voto dell'Aula. La terza commissione si è occupata anche di caccia ed ha espresso parere favorevole alla richiesta della Giunta regionale di modificare il regolamento relativo al prelievo venatorio della specie cinghiale. Prorogato dunque anche per la stagione venatoria 2017-2018, dopo averlo fatto per le due precedenti stagioni, il divieto per gli ATC di iscrivere al registro per la pratica della caccia al cinghiale altre squadre, oltre a quelle già iscritte. Al parere è stato comunque legato un ordine del giorno nel quale si chiede alla Giunta di aprire una urgente discussione per la programmazione della caccia al cinghiale per i prossimi anni. Anche per questa edizione è tutto, vi ricordo TeleCR1, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, va in onda su tutte le televisioni della regione, è disponibile in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa, consiglio.regione.umbria.it e naturalmente su YouTube. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci.